io pretendo giustizia, perché lì è dal 2009, io sono venuta a sapere che ci sono dal 2009, che praticamente lì devono venire, devono costruire dei garage. Sono stati stanziati non so quanti milioni di euro e questi soldi si sono vanificati nel nulla e quindi questo cantiere è stato abbandonato. Quindi è dal 2009 e adesso pretendo, io, la RAG è entrata adesso in questo istante, ma io pretendo che tutte le giunte, tutti gli assessori, tutte le denunce che sono state fatte devono venire a galla, tutta la documentazione deve essere a disposizione degli inquirenti perché lì c'è. Come poi è accaduto a mia sorella, poteva accadere a qualsiasi bambino. Io sono andata il giorno dopo, c'erano dei bambini che giocavano e scendevano da quel parchetto, correvano, fino, se non ci fosse stata, perché avevano adesso messo quelle recinzioni color arancioni, sicuramente ci sarebbero caduti anche quei bambini, ma anche io personalmente, cioè se io capitavo lì, non è che andavo a vedere che, perché non ci sta niente, io l'ho vista con i miei occhi, è una cosa allucinante. Ma tu conoscevi quel parco, cioè sapevi che era No, una zona... io penso, guarda, mai visto, cioè io ho 46 anni e non conoscevo, cioè io conosco il Parco Meda, questo da noi, questo qua da noi, e cioè non lo conoscevo proprio, a me era proprio una cosa proprio fuori dal luogo. Non so come mia sorella, non so, te lo dico, guarda, con tutto il cuore, mia sorella come sia riuscita ad andare là, perché non si allontanava mai, ma mai da qua. È inimmaginabile che potesse arrivare in quel luogo. Non riesco a darmi tuttora una spiegazione valida. Io ci penso, la sera poi mi prende, guarda, proprio un magone, perché durante il giorno riesco ad ammortizzare un pochino. Ma la sera mi prende proprio un magone perché penso sempre all'ultima telefonata che mi ha fatto alle 9:30 di sera, che lei era con un'amica a Parco Meda qui da noi, e poi ho detto ci vediamo domani. Da lì poi non ci siamo più sentite, quindi, e poi io ho ricevuto quella tragica notizia, quella telefonata maledetta che purtroppo mi hanno detto che mia sorella era morta. Quando vi siete sentite l'ultima volta al telefono, lei ti ha detto che stava con un'amica, quindi non con la persona che Sì, hanno trovato con lei. no, io sapevo che era con una sua amica, anche perché poi l'ho sentito, cioè l'ho sentita sta sua amica. Questa persona che hanno trovato con tua sorella, tu la Io guarda, conoscevi? no, io come ho detto agli inquirenti, io purtroppo questa persona non so nemmeno chi è. Quindi tutto quello che dicono i giornali per me è tutto nuovo, perché io purtroppo non sapevo nulla, nulla di tutto ciò. Io adesso ho chiesto, ti dico con tutto il cuore, che praticamente il comune si faccia pegno di fare un funerale degno a mia sorella e soprattutto ho chiesto che mia sorella già è morta sottoterra, quindi io sottoterra non ce la devo mettere, questo funerale deve essere fatto a spese del comune, perché loro si devono prendere pegno di tutto questo. Hai ricevuto nessuna risposta? No, praticamente mi hanno detto che cosa? Mi hanno contattato l'assessore del quarto municipio, dicendomi che praticamente per loro il funerale funziona così che io la devo mettere sottoterra. No, e il fornetto lo devo acquistare io, ma non per una questione che io il fornetto noi non possiamo permetterci, è una questione di principio, perché mia sorella non è che è morta a metà e metà, mia sorella è morta lì e quindi il comune si deve fare carico di tutto ciò, è una questione di principio.